Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori e grazie per l'invito per questa lezione di poesia. Attilio Bertolucci è il poeta al quale dedicherò queste mie parole. È uno dei certamente grandi poeti del Novecento, tra i più grandi. Ed è un poeta che ha saputo, con una grande umanità, con una grande raffinatezza di modi, con una grande profondità di sentimenti, raccontare e dire l'esistenza dell'uomo, il tempo. La bellezza e la meraviglia della natura, la vita che fluisce e che ha delle luci e ha delle ombre. È un grandissimo poeta, a mio avviso, ed è stato anche un amico per me, che ho frequentato e che ho molto ammirato, lavorando anche alle sue opere e lavorando con lui. Attilio Bertolucci nasce a San Prospero, una frazione vicina a Parma, il 18 novembre del 2011. È il quintogenito di due genitori giovani, Bernardo Bertolucci, che era un giovane montanaro, la sua famiglia, sono gli avi di Attilio, era giunta dalle Maremme a Casarò, e lì si era fermata. Il giovane Bernardo, però, che era, come mi avevano raccontato, che era avventuroso, che era intraprendente, scende in pianura e incontra questa giovanissima e bella ragazza, Maria Rossetti, figlia di un proprietario terriero della zona di Piacenza. Da questa unione nascono cinque figli, sopravvivono solo una piccola Elsa che però muore bambina, e poi il fratello Ugo, che diventerà nel tempo avvocato, e Attilio. Attilio è quindi il piccolo di casa ed è anche subito un bambino di grande sensibilità. Nelle prime vicende della sua infanzia, vive in campagna, i genitori si spostano da questo San Prospero in un'altra tenuta nella zona di Piacenza che è Antognano, e poi si sposteranno a Baccanelli, che attraverso la poesia di Attilio diventerà veramente la casa della poesia, come la disse l'amico Vittorio Sereni. Attilio dimostra questa tendenza alla poesia dovuta a una sensibilità molto fragile, probabilmente già da bambino, scrivendo dei versi, soprattutto nel periodo in cui viene mandato a studiare nel convitto Maria Luigia di Parma. C'è questo mito, piccolo mito, che lui stesso ha raccontato e ha creato, ed è il mito del bambino che scrive versi e li porta sul davanzale del maestro, perché li leggesse e in qualche modo forse lo considerasse meglio e lo consolasse. Questo anni del convito era un collegio per lui, sono anni un po' di malinconia, come poi vedremo dalle sue scritti. La sua
vita una vita peraltro tra la campagna e il collegio in città, una vita abbastanza tranquilla, abbastanza armoniosa. Però il giovane Bertolucci, il bambino prima, ma poi soprattutto il giovane Bertolucci, rivela una grande curiosità e attenzione per la cultura, per i libri che lui ovviamente cercava di possedere e che gli davano modo di entrare in mondi che gli erano sconosciuti. Verso i 15 anni, tra i 14 e i 15 anni, in un soggiorno a Venezia, acquista in una libreria i primi due volumi della Ricerca del tempo perduto, della Recherche di Marcel Proust. E questo sarà il libro della sua vita, lo accompagnerà fino alla fine e sarà veramente un libro importantissimo. Perché, dirà lui più volte, gli permise attraverso la memoria involontaria di recuperare il passato che si è perduto. Uno dei temi che noi vediamo affiorare presto, nella poesia di Bertolucci è infatti il tema dell'assenza, il tema della perdita, del fatto che qualcosa finisce e noi non possiamo recuperarlo se non attraverso questa memoria involontaria che ci permette di riportarla al presente. Negli anni del collegio, ma soprattutto poi forse negli anni del liceo, che frequenterà prima al Convitto e poi al Liceo Romagnosi, Ginnasio Liceo Romagnosi di Parma, Attilio incomincerà ad allargare la sua cultura, non solo studiando un po' malvolentieri, ma non certamente gli autori di poesia, come poteva essere Foscolo o Carducci, i nostri autori, o come anche Leopardi è un autore molto importante nella poesia di Attilio, ma incomincerà anche con una grande attenzione a rivolgersi anche alla cultura, alla letteratura francese o anglosassone. È come se fosse un poeta con le antenne per quanto riguardasse la poesia in particolare. E infatti uno dei suoi autori che recitava a memoria molto di frequente era Baudelaire. I fiori del male di Baudelaire, Les fleurs du mal, saranno addirittura da lui tradotti in prosa più avanti nel tempo. Ma tutta la sua poesia è spesso venata da qualche citazione, da qualcosa che rimanda a Baudelaire. Verso gli anni, diciamo, tra i 16 probabilmente e gli anni 18, Attilio incomincia ad affermarsi nella città come poeta. Tant'è vero che mi diceva la moglie, Ninetta, che i professori stessi lo consideravano un poeta e gli permettevano quindi di non studiare certe cose o di fare poca attenzione durante le lezioni, perso spesso dietro l'immagine, la figura di questa fanciulla di cui poi tra poco parleremo. Nel 29, quindi a 18 anni, pubblica la sua prima raccolta, Sirio, che non è una stella, che dà titolo, ma è una saponetta usata in campagna dalle domestiche. E questo è già un segnale di una poesia che sarà una poesia quotidiana e domestica.
Dunque, siamo in un periodo già anche di ermetismo, ma Attilio non appartiene a questa corrente. Intanto questa prima raccolta è fatta di poesie giovanili, esili, un po' impressioniste, c'è una grande percettività, la sua poesia diventa subito una poesia che contempla e sente e che cerca di spostare l'attenzione, lo sguardo dal paesaggio che lo circonda verso qualcosa di più astratto, qualcosa di poetico. Tra l'altro, in questa poesia, in questa prima poesia, incomincia già a fiorare però anche quello che sarà un motivo importantissimo nella poesia di Bertolucci, e cioè la tendenza epifanica o evocativa. Questa tendenza che nasce spesso appunto e più avanti ancora più nascerà dalla memoria involontaria proustiana. Devo aggiungere che è in questo momento in cui scrive poesie che hanno come titolo Mattino, ottobre, mattino d'autunno, settembre, torrente, inverno. C'è già questo aspetto che sarà poi anche sempre molto coltivato da lui. Questa è l'attenzione per l'ora, per l'istante, per il paesaggio in un momento privilegiato in cui lui lo contempla e per la meteorologia. Attraverso la poesia di Attilio noi vediamo scorrere tanto tempo. E ancor più poi quando arriveremo alla sua grande opera, il romanzo in versi, La camera da letto. Nel 1934 Attilio pubblicherà poi la sua seconda raccolta, I fuochi in novembre, Fuochi in novembre. Questo è una raccolta già più matura, che rivela anche delle influenze abbastanza importanti da poeti come Keats, e che, oltre a influenze anche un po' classiche che si rivelano nelle sue liriche. Ed è però una raccolta che piace subito moltissimo. Piace a Vittorio Sereni che dice: ti aspettavo a Milano, ma non sei venuto, in compenso i tuoi libri, o Ninetta e Gaggie, che sono i due motivi che entrano prepotentemente in questa raccolta. Ma questi fuochi in novembre piacciono a Ungaretti e piacciono moltissimo molto a Montale, il quale Montale scrive una recensione piuttosto elogiativa, dove lo dice tenore dalla bella voce, e scrive questo su una rivista che si intitolava Panna. Riconoscimento di Montale riempie Attilio di grande soddisfazione, di grande felicità, tanto che raccontava forse Ninetta più di lui, e lui sorrideva nel sentire questo racconto, che era corso subito a Parma da un bravo fotografo, Vaghi, a farsi fare la fotografia da poeta. È consapevole di essere un poeta e di essere un poeta che sta seguendo strade anche non comuni, che forse lo accostano di più a un Pascoli, lo accostano di più, ma molto, a dei poeti realisti, ma di un realismo magico e sognante. Abbiamo una forte sentimento delle cose e della natura, ma sempre un po' oscurate da questo pensiero del transito, del passaggio, del fluire della vita e delle cose. Però al tempo dei fuochi in novembre è entrata nella vita di Attilio Ninetta, Evelina Giovanardi, sua compagna di liceo nell'ultimo anno. C'è una bella fotografia di questa terza liceo in cui vediamo sia Ninetta sia Attilio, di cui lui si innamora. Si innamora dapprima un po' tenuto a distanza da lei, e che lui corteggerà e che finalmente poi conquisterà. Allora, noi conosciamo la
Ninetta, questa fidanzata prima, poi diventerà moglie, attraverso le poesie di Attilio. Poesie che la rappresentano sempre deliziosamente, leggera, bella, festosa, mentre fa qualche gesto o illuminata nei capelli da un'arcana luce. Sono molti gli emotivi che nella poesia esaltano Ninetta e incominciano a fare di lei una musa, una figura amata, ma non solo amata, descritta, ma non solo descritta, concreta, ma non solo concreta, vera e soprattutto trasfigurata spesso in una poesia che riesce a trasferire la realtà dello sguardo, che lo sguardo coglie o i sensi colgono in visione. E quindi noi assistiamo attraverso la poesia a un processo di trasformazione, trasfigurazione di questa donna in fanciulla, diciamo prima, poi donna, in donna ideale, in colei che appartiene in qualche modo anche a una poesia che sa trasfigurare un po' attraverso rimembranze classiche anche la realtà presente e la verità presente di questa fanciulla. Ora, insomma, da non molto, da quest'anno, conosciamo Ninetta e la conosciamo anche come persona vera attraverso questo libro che io ho avuto la fortuna di curare e che porta il titolo Attilio e Ninetta, il titolo porta come autori Attilio e Ninetta Bertolucci, il nostro desiderio di diventare rondini, poesie e lettere. Questo libro che è stato edito da Garzanti con una grande attenzione, volendo anche ricordare il ventennale della scomparsa di Attilio Bertolucci, è un libro che presenta due sezioni, una di poesie, che sono poesie estratte dalle raccolte che il poeta ha pubblicato negli anni, e poi commentate da me anche alla luce delle lettere che sono lettere straordinariamente belle, originali, che finalmente danno una visione, un'idea veramente anche molto vera di Ninetta e del suo rapporto con Attilio. Il poeta ci teneva molto quando si andava a trovarlo, a dire: io e Ninetta ci siamo sempre iscritti quando lei è andata all'Università di Bologna. Allora, in effetti, cosa era accaduto? Era accaduto che Ninetta aveva deciso di andare a studiare a Bologna e aveva deciso di studiare. Mi sono alzata. Aveva deciso di andare a studiare a Bologna per frequentare la facoltà di lettere a Bologna, che non era a Parma. E quindi il poeta improvvisamente si trova davanti a lei assente, assente per gran parte delle giornate, mentre lui era rimasto a Baccanelli e si era iscritto alla facoltà di giurisprudenza per seguire un po' la volontà del padre e lo studio, la facoltà di giurisprudenza studiata, frequentata dal fratello Ugo. Allora ecco che inizia questo bellissimo carteggio tra i due fidanzati, no? Che Attilio faceva, insomma, aveva cercato di conquistare Ninetta anche attraverso dei messaggi che sono riportati, anche dei messaggi poetici, di grande affettuosità e di grande corteggiamento, ecco. Quando però lei finalmente accetta la sua
amicizia, non solo la sua amicizia, ma il suo amore. Tra le altre cose, Ninetta era molto corteggiata, quindi insomma Attilio doveva un po' competere con altri corteggiatori. Finalmente, quando Ninetta, in una vacanza in Versilia, accetta l'amore di Attilio, ecco che nasce questo rapporto straordinario, che poi sarà un rapporto di grandissima fedeltà e di grandissima comprensione da parte di entrambi, di grandissima armonia, ecco, voglio dire. E quindi ecco che noi ci siamo trovati, io ovviamente per prima, avendole trascritte, avendole studiate, ci siamo trovati davanti a questo mitico carteggio, perché lui ne parlava sempre, dicendo io e Ninetta ci scrivevamo tutti i giorni quando lei era a Bologna. In realtà poi lui scriveva anche 2 lettere al giorno da Vaccanelli, perché intanto studiava poco, non gli interessava molto la facoltà che stava frequentando, e spesso si compiaceva di poter stare in un giardino sulla chaise longue tra i fiori, pensando a lei e scrivendo a lei, mentre Ninetta era a Bologna, doveva frequentare lezioni, doveva frequentare lezioni di latino, doveva frequentare lezioni di greco, aveva dei professori anche abbastanza esigenti e molto severi, per cui Ninetta, che stava in una pensione, come allora accadeva, no? Una pensione privata, una famiglia privata, molto ben accudita e molto tranquilla, aveva delle amiche, era abbastanza libera, e tra l'altro la libertà di Ninetta era una libertà che era di un'autonomia giovanile che Attilio ammirava moltissimo, che faceva ricondurre all'educazione avuta da Ninetta dalla madre australiana. Infatti, il padre di Ninetta, Giuseppe Giovanardi, era per ragioni politiche andato in Australia, a Sydney, e si era sposato con questa signora Mulligan ed era ritornato con 4 figli, e l'ultima, la quarta, era Ninetta. Poi ci sarà un'altra figlia, Ninina, nata in Italia. Quindi Attilio era compiaciuto all'idea di avere come fidanzata una ragazza nata, una ragazza australiana, che aveva avuto un'educazione molto indipendente, molto autonoma e molto libera, che lei in realtà manifestava molto bene. Attraverso il carteggio noi vediamo da un lato Attilio che circonda Ninetta di attenzioni, di pensieri, e mettendo la parte di tutti i suoi interessi. Dall'altro vediamo Ninetta che condivide tutti gli interessi di Attilio, gli comunica anche le cose che lei sta studiando, chiedendo anche il suo aiuto, perché lui è più libero e va magari in biblioteca a prendere un volume sul quale lei deve studiare. E nello stesso tempo però Ninetta è un po' più occupata di lui, e quindi insomma, scrive un po' meno, non tantissimo, scrive un po' meno, un po' velocemente, spesso sono biglietti postali. Invece Attilio, come ho detto, anche 2 lettere al giorno, e poi belle, lunghe lettere che sono bellissime. Tra l'altro, Attilio non è solo un grande poeta, un grandissimo prosatore è stato, e quindi le sue pagine in prosa sono sempre bellissime. Io le ho definite alate perché hanno una leggerezza e una ricchezza che sono veramente opera di un prosatore straordinario, raffinatissimo naturalmente. Cosa succede a questi 2 giovani? Succede che loro si comunicano i loro interessi. Gli interessi di Attilio sono naturalmente innanzitutto la letteratura, i romanzi, la poesia. È il cinema, perché Attilio, fin dagli anni 25 e
26, si appassiona fortemente per il cinema, insieme a Pietrino Bianchi, suo amico, che diventerà un importante critico cinematografico, frequenta le sale cinematografiche, legge, le riviste, francesi o anche inglesi sul cinema e soprattutto diventa un cinefila appassionatissimo. E quindi suggerisce a Ninetta i film da vedere. Prima li vede magari lui a Parma, oppure gli dice: se arriva Perdizione a Bologna, vai a vederlo e poi dimmelo quando poi l'avrai visto. Magari verrà anche a Parma e lo vedrò anch'io. Quindi c'è il cinema come grandissimo interesse. Il jazz, che hanno amato sempre Attilio moltissimo, Armstrong, quando in certe lettere viene annunciato che sentiremo Armstrong oppure mio padre mi porterà il disco di Armstrong. Quindi jazz, cinema, poesia ovviamente, romanzi che legge e insomma, e dalla parte di lei c'è invece questa cultura classica che arriva da Attilio, ma arriva anche un po' come richiesta di aiuto. Dice, per esempio, devo studiare Callino, allora dice Attilio, le dà dei consigli, o poi parteciperà alla sua tesi su Catullo, che diventerà un autore d'amore fondamentale per Attilio. Quindi un carteggio di grande interesse, di grande ricchezza, e che veramente ha aperto un periodo giovane della vita di Attilio e Ninetta, ma non solo. Questo carteggio poi continua con poche lettere fino al matrimonio, fino al periodo del matrimonio. E anche al periodo poi più avanti nel tempo in cui Attilio deve fare il servizio militare, che sarà un mese a Piacenza, e poi anche nel periodo in cui furono in montagna a Casarola durante il 43-44, gli anni appunto dove ci fu anche un feroce rastrellamento tedesco che colpì Casarola. Ora, noi cosa vediamo attraverso questo carteggio? Cosa vediamo? Vediamo che pian piano Ninetta diventa una creatura quasi insostituibile per lui. Lui le affida le sue debolezze, lei è indulgente, sorride del suo aver freddo anche in primavera tarda, gli dice togliti quel pullover, oppure delle sue fragilità. E questo è un aspetto che condizionerà fortemente anche la poesia di Attilio, perché in seguito vedremo che questa Ninetta razionale, forte, diventa anche la protagonista di poesie drammatiche, le poesie della raccolta Viaggio d'inverno, come protagonista a cui il poeta chiede aiuto e sarà lei a sostenerlo per gran parte della sua vita. La Ninetta, come figura di poesia, entra nei fuochi in novembre, siamo, dicevo, nel 34. Infatti, ci sono delle deliziose informazioni che Attilio dà. Ecco, per esempio, dice: sai, ho scritto una poesia, Ifigenia, e ti ho messo nella poesia, ho messo i tuoi piccoli occhi. Infatti, se noi leggiamo Ifigenia, ai versi 13-16 dice: la fanciulla Ifigenia volge intorno i piccoli occhi puri, le palpebre le scottano, le sue mani brune si posano lievi sui capelli. Ecco, questa è un'immagine trasfigurata, trasformata, è un'immagine deliziosamente poetica di Ninetta. Non l'avremmo capito altrimenti, se lui non ce l'avesse ovviamente qui confessato. Poi le comunica di avere deciso di fare un romanzo. Al romanzo aveva già pensato, forse nel 32, un po' prima, però ecco che
nel gennaio del 34, scrive a lei e dice: sai, sto scrivendo un romanzo, sto pensando un romanzo, si intitolerà Giovinezza, sarà una favola per la mia ragazza, sarà un romanzo realistico, ma anche fantastico. In realtà poi il romanzo Ninetta non lo avrà, anche se lei suggerisce: ma scrivi il tuo romanzo, sarà un romanzo bellissimo, non vedo l'ora di leggerlo. Invece Attilio poi il romanzo non lo scrive, ma lo riscriverà. Arriveremo al romanzo nella camera da letto, che è effettivamente quello che doveva essere Giovinezza, cioè dove è un romanzo realistico, ma insieme fantastico, in cui domina il sogno, naturalmente, quella che noi chiamiamo la rêverie, con la parola francese che dà titolo anche a un capitolo della camera da letto. Questa rêverie come momento tra la veglia e il sonno. È il momento del sogno a occhi aperti, insomma. Non solo, ma anche ci sono delle lettere che ci riportano, per esempio, a un momento molto trasgressivo. Attilio va a trovare Ninetta e insieme escono dalla città e si fermano in un alberghetto che si chiamava La Fontanina, e lì hanno probabilmente un bel incontro d'amore, che viene ricordato in una poesia. Pagina di diario che comincia a Bologna, alla Fontanina, poesia molto lieve, molto leggera, che pare sia piaciuta molto a Montale, che si abbia anche imitato questo inizio così forte, così descrittivo in qualche modo. Ecco. Quando Attilio, dopo il 34-35, seguendo gli studi di Ninetta e ovviamente essendo molto molto attirato dagli studi di letteratura, decide poi lasciare la giurisprudenza e di trasferirsi a Bologna, iscrivendosi alla facoltà di lettere. Viene ammesso al secondo anno della facoltà di lettere. Chi lo attira veramente molto ad andare è il fatto che a Bologna insegna un grande, grandissimo autore, un grande, grandissimo filosofo, un filosofo, professore d'arte e di arte contemporanea, classica direi più che altro, moderna, ecco, non, che era Roberto Longhi. Roberto Longhi appare sempre in questo carteggio con Ninetta come un professore che lei segue, ma Attilio aveva già letto di Roberto Longhi uno scritto molto importante su Piero della Francesca. E quindi quando si trasferisce a Bologna si segue le lezioni di Roberto Longhi, le segue tra l'altro con altri amici, uno Francesco Arcangeli, che poi sarà il successore di Longhi, un altro sarà Bassani, che appunto. E altri che furono allievi molto fedeli di questo grande intellettuale, di questo grande conoscitore, grande storico dell'arte. Non solo, ma Attilio poi diventerà parte della cerchia di Longhi, farà parte della redazione di Paragone, la rivista diretta per l'arte da lui e dall'Anna Banti, sua moglie. E quindi sarà redattore di questa rivista per quasi tutta la gran parte della sua vita. E non solo, ma una delle qualità notevoli di Attilio è appunto la conoscenza della storia dell'arte e il suo divenire professore di storia dell'arte, prima a Parma, al Convito Maria Luigia, poi passerà, quando deciderà di andare a Roma, insegnerà qualche anno, pochi anni al Liceo Virgilio, storia dell'arte, salvo poi abbandonarlo. Intanto la poesia di Attilio non si ferma al 34,
è una poesia che cresce, cresce, lui è sempre un po' restio a pubblicare, ad accettare le sollecitudini, ad esempio anche dell'amico Sereni. È come se volesse sempre attendere il momento in cui la sua poesia può veramente dire qualcosa. E infatti arriviamo al 51, dopo aver pubblicato peraltro in rivista, cosa che era abbastanza consueta per il tempo, al 51, quando pubblica Lettera da casa e soprattutto La capanna indiana. La capanna, il 51 è un anno in cui noi vediamo, da un punto di vista poetico, Attilio prepara una sorta di cartone preparatorio di quella che sarà il suo poema, La camera da letto, in questa capanna indiana, che è un bellissimo componimento in endecasillabo, un endecasillabo che è la base del verso. Faccio notare che, tra l'altro, gran parte della poesia di Attilio è spesso una poesia a metro libero, che, come era in uso poi al tempo, insomma, anche molto di frequente. E invece nella capanna indiana abbiamo una base, che è un lungo componimento, una base che è fondata sull'endecasillabo, però un endecasillabo che è anche variato, si allunga, non è sempre regolare, oppure si accorcia. Questa capanna indiana è un componimento che si fonda sul tempo, sul fluire delle stagioni, e ha alla sua origine, certamente, la lettura di Eliot e la lettura dell'East Coker, dei quattro quartetti di Eliot. Ecco che quello che dicevo in apertura, che Bertolucci è il poeta del tempo, qui appare pienamente. C'è il fluire delle stagioni, c'è qualcosa che si ripete, c'è una circolarità del tempo che gli descrive con una serie di momenti che sono momenti dello sguardo, momenti del pensiero, momenti in cui la poesia diventa descrizione, diventa percezione, diventa qualcosa di visione, diventa visione, che poi è quello a cui lui in realtà tendeva già nei Fuochi Novembre, che diventerà un elemento fondante di tutta la sua poesia. Anche qui vediamo entrare quello che sarà una caratteristica del suo romanzo in versi, poi quella frase lunga, articolata, una frase che ha una grande musicalità e che è molto affascinante sicuramente, e che si compiace naturalmente di questa moto delle stagioni e movimento continuo della vita reale, di ciò che si muove nell'esistenza. Negli stessi anni, però, in cui scrive la capanna indiana sarà ripubblicata nel 55, con altre poesie intitolate, nella raccolta, In un tempo incerto. Perché in tempo incerto? Perché nel 51 Attilio Bertolucci decide, spinto dal padre, spinto forse anche da Ninetta, decide di trasferirsi a Roma, di lasciare Parma, di lasciare Baccanelli, di lasciare questo mondo di grande dolcezza, dove era facile per lui stare nei caffè parmigiani a chiacchierare di arte, di letteratura, di cinema, di poesia con gli amici, uno di questi amici che ricorderà queste serate, con amici più giovani. Giovane fu Gigi Malerba, che lasciò un ricordo bellissimo di come erano queste serate nei caffè di Parma, con Attilio, che poteva raccontare in maniera molto incantevole
tantissimi episodi di letteratura e di vita letteraria, anche perché poi aveva anche questa capacità di ricordare certi momenti, certi autori nel loro rapporto con la letteratura e anche nel loro rapporto con i luoghi. Decide quindi in un tempo, il tempo incerto è il tempo del passaggio dalla vita protettiva, serena di Vaccanelli e di Parma a Roma. A Roma viene prima lui senza Ninetta e senza i bambini che intanto erano nati, Bernardo e Giuseppe. E viene proprio con Gigi Malerba, si sistema Roma, prima in via del Tritone, poi si fa raggiungere da Ninetta e insieme saranno poi raggiunti anche dai figli. Inizia il periodo romano di Attilio Bertolucci, un periodo che io considero importantissimo, anche se sarà segnato per lui da un dolore, dal dolore della distanza dai luoghi amati, come se questo che chiamava autoesilio volontario gli pesasse, gli causasse grande pena, grande sofferenza. Dice: non posso più vivere né scrivere se non perché sono in luoghi che non sono i miei luoghi. Questo in realtà era il pensiero di fondo di Attilio, che diceva: Roma è una città bellissima, ma non è mia. Questo sentire la distanza, sentire il distacco, provoca in lui intanto una poesia che diventa poesia più segnata dal dolore, come poi vedremo per la grande raccolta, Il viaggio d'inverno, più segnata dal dolore della lontananza, da una pendolarità che lui diceva senza scampo tra Roma e i luoghi suoi, dove si recava con la famiglia in estate, e quindi incomincia ad apparire molto più forte, molto più insistente questo pensiero di essere come diviso tra due città. Io sono peraltro convinta che l'essere stato a Roma e proprio questa sorta di nevrosi che lo aveva colpito, ha segnato in maniera molto importante la sua poesia, che si trasforma. Attilio era considerato un poeta di grazia, della grazia dei pittori della sua terra. E invece qui sarà Primo Pasolini a ricordarlo, diventa un poeta della sofferenza, il poeta del contrasto tra ciò che poteva essere la luce della giovinezza e dei luoghi amati e il buio della sua sofferenza. Ne avremo prova nella raccolta pubblicata nel 71, Viaggio d'inverno, che è proprio una raccolta importantissima. Ci sono alcuni critici che considerano questa forse la più grande raccolta di Attilio Bertolucci e forse una delle più grandi, se non raccolte di poesia del Novecento stessa, perché è un Viaggio d'inverno. Il poeta appare come diviso tra luce e buio, ed è anche un poeta che confessa, dicevo prima, la sofferenza e confessa la sua nevrosi. Cosa è successo ad Attilio Bertolucci? Dunque, intanto potrebbe sembrare abbastanza strano, no? Che sia stato così colpito da un'ansia che lo ha portato anche ad avere bisogno di cure mediche e addirittura dell'elettroshock. Dunque, gli anni intorno, pensate che nel 54, 55, via via, fino alla morte di
di Mattei, Attilio Bertolucci viene incaricato proprio da Mattei di diventare il direttore responsabile del Gatto Selvatico, la rivista dell'INI, la rivista industriale. Siamo in un periodo in cui le riviste industriali hanno un grande peso nella cultura industriale e nella cultura del tempo. Attilio diventa il direttore responsabile e fa una rivista straordinaria, della quale io mi sono molto interessata, anche perché in questa rivista, nella controcopertina, a partire da un certo periodo, lui fa delle straordinarie lezioni d'arte che sono state pubblicate appunto come, con questo titolo, Lezioni d'arte. Erano delle controcopertine che nascevano intorno a una riproduzione di un dipinto, di un olio, di un quadro, e che in qualche modo, con una grande bellezza di scrittura, hanno raccontavano il quadro stesso, questa riproduzione, ed erano offerti da chi aveva una non solo competenza di professore di storia dell'arte, ma anche da un poeta, di chi era poeta, e quindi queste pagine sono bellissime. Allora, Attilio viene incaricato di questo, intanto anche diventa consulente di Garzanti, di Livio Garzanti, saranno dovute a lui, per esempio, la pubblicazione dei romanzi di Pasolini e di altri autori, perché era una sorta di Tanzscout, uno che riceve e sa poi indirizzare molto l'editore verso le opere più importanti. Quindi forse sarà stato questo lavoro interessante e importante, saranno state altre ragioni, ma di fondo arriviamo al momento della nevrosi. Sono nell'anno 57-58. Attilio sta molto male, è sicura, e per fortuna esce da questa dolorosa situazione, e però ne dà un riflesso, un eco abbastanza forte nel Viaggio d'inverno, perché la sua poesia del Viaggio d'inverno arriva ad avere degli accenti molto dolorosi, e anche a novità di stile notevole, quelle che Giovanni Raboni ha chiamato le poesie del dissanguamento, lasciami sanguinare sulla polvere, sull'antipolvere, lasciami, oppure non mi lasciare solo se io ti lascio sola. Questi sono degli incipit di poesie molto dolorose, in cui lo stile di Bertolucci diventa uno stile che appunto viene definito informale. E se prima, nella grazia della sua poesia precedente, si poteva fare il nome di Vermeer, della dolcezza e del tempo raffigurato in un quadro di Vermeer, grande pittore che lui ha amato sempre molto, invece queste poesie del dissanguamento, come appunto le ha definite Raboni, lo stile diventa uno stile informale, senza punteggiatura, che può somigliare di più ai quadri di un Pollock, che peraltro Attilio aveva ben considerato e su cui aveva scritto anche delle belle pagine. La poesia quindi di Bertolucci ha questo percorso, quanto a raccolte, ma non possiamo trascurare quello che è forse l'opera più importante. Qualcuno la definisce forse la sua opera maggiore. Nel 54-55, quindi quando già ha composto La capanna indiana, e già in questo momento di passaggio scrive a Vittorio Sereni, in questo carteggio magnifico tra i due poeti, che ho avuto anche la fortuna di curare, scrive a Vittorio Sereni che sta impegnato in quella cosa lunga, quasi fatale. La cosa lunga e fatale è la camera da letto, che prima non si chiama così, ma poi più avanti verrà così intitolata, sempre
con un titolo che vuole da un lato riprendere quest'idea della poesia domestica, della poesia familiare, ma dall'altro vuole anche essere l'indicazione di quello che è il luogo della casa che più può simboleggiare proprio l'esistenza dell'uomo, della donna, la nascita e anche la morte, naturalmente. La camera da letto è un poema che però lui poi definirà romanzo in versi, in cui entra questa grande cultura del romanzo e della poesia che ha il nostro Attilio. Infatti a monte c'è l'endecasillabo della Gerusalemme del Tasso e al fine ormai di quel lungo inverno, che è come se fosse il metronomo della sua poesia. Quindi abbiamo la tradizione del poema, c'è la traduzione del poema che parte da Omero e poi via via arriva fino al Tasso, che è uno degli autori che lui privilegia, non solo, ma poi anche tenuto conto della poesia inglese, del romanzo lirico, del romanzo inglese in versi come Byron, Don Giovanni di Byron, oppure anche dell'Onegin di Pushkin. Sono un po' dei modelli che peraltro lui adatta alla sua sensibilità. C'è Proust naturalmente che lo ha accompagnato per tutto il tempo della vita fino a questo momento, ma badate bene, questo romanzo in versi nasce negli anni intorno al 54, queste sono le prime attestazioni che per noi abbiamo, però continua nel tempo ed è un romanzo che ha due momenti importanti nella pubblicazione. Una prima parte viene pubblicata nell'84, pensate, con delle anticipazioni su rivista, peraltro datano un po' intorno agli anni 70, che è stato un momento importante per il romanzo stesso. E poi la secondo libro, cioè, il romanzo è suddiviso in due libri ed è incompiuto, non, è aperto, non si chiude. Perché il secondo libro verrà pubblicato poi nell'88 e poi i due libri insieme nell'88 stesso. Quindi è come se fosse il romanzo di una parte importante della vita ed è proprio della vita che inizia col trasferimento a Roma e che ha riservato tanta sofferenza al poeta. Eppure ecco che noi pensiamo che questo romanzo in versi in realtà sia stata per Bertolucci l'occasione di ritrovare attraverso la memoria involontaria tutto il suo passato, il passato della sua famiglia, il passato suo da quando era bambino, l'amore per Ninetta. Ci sono i capitoli dedicati a Ninetta, che sono il capanno che racconta l'incontro amoroso in un capanno versiliano, e poi le sorelle, che sono dei capitoli, a mio avviso, di una liricità straordinaria, e sono dei capitoli meravigliosi dove questa fanciulla, che era da lui amatissima, naturalmente, ritorna in un presente trasfigurato attraverso la poesia dell'evocazione, perché la memoria involontaria diventa la guida in qualche modo che suscita le evocazioni e le epifanie e accompagnano quindi il corso dell'esistenza e della vita. Non c'è un'evidente cronologia, anche se è presente, perché poi Bertolucci aveva dato molto peso alla struttura del romanzo, di questo romanzo in versi, tant'è vero che io ho pubblicato a parte in rivista, certe, e poi in volume con Paolo Lagazzi, alcuni capitoli che erano stati
private di sequenze, anche abbastanza importanti e anche molto belle, e ho anche trovato dei capitoli che erano stati composti e che poi sono stati accantonati. Questo perché Bertolucci dava molto peso alla struttura romanzesca, sapeva benissimo come doveva essere composto un romanzo, è stato un grande lettore di romanzi e quindi aveva dato questa linea estremamente strutturata ed estremamente importante, insomma, nel peso che dava ai vari capitoli, alle varie situazioni, e quindi ha fatto anche dei sacrifici tagliando dei pezzi, ma naturalmente a vantaggio di quello che è stata l'opera definitiva. Pensate che questo Camera da letto è un'opera composta di ben 9.400 versi. Dunque, il primo capitolo comprende 6.303 versi, il secondo ne comprende 3097. È quindi un'opera molto estesa, molto vasta, è suddivisa poi, come ho detto, in due libri. Il primo libro ha una serie di sottotitoli, Romanzo familiare, Città sospirato, Oziosa giovinezza, un secondo libro, La pazienza dei giorni. In totale i capitoli arrivano a 46. È un'autobiografia a cui Bertolucci rispondeva, ma la recherche, la ricerca di Proust è un'autobiografia, ma forse è anche molto autobiografica il romanzo di Attilio Bertolucci, ma perché in fondo ripercorre certi passaggi della sua vita, vedi per esempio i capitoli dedicati a Ninetta, dedicati al matrimonio, che sono naturalmente documentabili attraverso anche il fidanzamento, oggi le lettere, però c'è una trasfigurazione, una trasformazione di queste vicende alla luce naturalmente di un presente che recupera il passato e il passato perduto. Era questo è il motivo profondo che aveva ispirato tutta la poesia di Bertolucci, il motivo della perdita di qualcosa che ci sfugge, ma che può ritornare anche più acuto, anche più vero, anche più vivo, attraverso appunto la memoria involontaria. E per questo poi a lui piaceva moltissimo il presente del cinema, perché il presente del cinema, secondo lui, è il tempo che ti permette di non perdere definitivamente e di salvare in un tempo senza tempo, in un tempo eterno, ciò che tu hai perduto. E questo è stato forse il motivo profondo, suggestivo, estremamente condivisibile, secondo me, che ha portato a noi questa sua straordinaria, ricca poesia. La Camera da letto poi è una grande opera di stile di uno stile che in qualche momento può diventare anche cinematografico. Ci sono dei primi piani meravigliosi. Ma perché? Perché Attilio aveva avuto questa grande passione per il cinema, non solo, ma aveva dal 45 fino al 52 fatto anche il cronista cinematografico e poi il critico. Di cui naturalmente capiamo perché poi i due suoi figli, che sono Bernardo e Giuseppe Bertolucci, siano stati dei grandi registi, naturalmente. Ecco, e noi troviamo in questa camera da letto elementi che ci riportano al cinema, non solo perché i capitoli sono divisi in sequenze, non solo perché ci sono dei flashback indicati con delle virgolette come se fossero dei pensieri in parentesi, non solo perché ci sono proprio degli accenni
accenti cinematografici, il ricordo di certi film che lui ha visto, una situazione virata in azzurro, per esempio, e altre cose che ci riportano sempre al cinema, ma soprattutto c'è questa sorta di carrellata che lui riesce a dare, come l'aveva vista, infiammandosi di sogno e di bellezza, in un famoso film di Aurora di Murnau. Ecco, il tempo, la luce tempo che aveva trovato in Proust, che aveva trovato in Murnau, che aveva trovato in Vermeer, nei suoi pittori e in altri pittori che lui ha amato, viene da lui ripresa e riportata nella sua grande opera, che è la Camera da letto. Non di meno, noi troviamo questa luce tempo anche in altre sue poesie, di grande verità e di grande bellezza. La Camera da letto, dunque, per alcuni è l'approdo massimo a cui è giunta la poetica di Attilio Bertolucci, e io penso che effettivamente sia stata una grande avventura, ma sia stata una grande un'avventura che ha portato a lui a questa opera veramente straordinaria. Non è stata finita, perché l'opera finisce con la partenza, Attilio che Meninetta che lasciano i bambini e tornano e vengono a Roma. Ecco, poi abbiamo trovato e ho pubblicato qualche inedito, due o tre capitoli, che evidentemente volevano essere l'inizio di un terzo libro. In realtà questi capitoli non sono stati completati, ed ecco che noi consideriamo, ma ce lo dice anche il poeta, il terzo libro della Camera da letto, Il viaggio d'inverno, perché col viaggio d'inverno, che è una raccolta di componimenti, una raccolta di liriche, in realtà noi possiamo seguire nel viaggio d'inverno il tempo terzo della camera da letto, che poi è il tempo della malinconia, il tempo del dolore, il tempo del personale, del poeta naturalmente, perché il dolore è anche presente nella camera da letto che noi conosciamo come opera. Ed è in questo, peraltro, io penso che Bertolucci, che è sicuramente stato un maestro di tanta poesia narrativa, che poi negli anni scorsi, tra la fine del Novecento e il tempo odierno, abbiamo visto nascere nella poesia nostra contemporanea, diciamo, è stato un maestro anche di questo. Io però penso che è stato anche un maestro dell'opera aperta. Ecco, l'opera aperta è quella della camera da letto, che non si chiude, ma si chiude con il viaggio d'inverno. Scrive ancora versi Bertolucci, sì, altre due raccolte vengono pubblicate. Una viene pubblicata verso nel 93 ed è verso le sorgenti del Cinghio, e qui troviamo delle deliziose chroniques marital, cronache maritali, che da un autore francese il titolo, che raccontano un po' la vita di Ninetta e di Attilio quando sono un po' avanti del tempo, e sono delle poesie di grande fascino, perché possono nascere, come per esempio la seduta d'agopuntura, in cui un elemento quotidiano, come può essere una seduta d'agopuntura di Ninetta, diventa occasione per Attilio di una serie di pensieri di gelosia nei confronti di quello che lui chiama carnefice della sua donna, della sua Ninetta. Nel 1997 pubblica La Lucertola di Casarola, dove La Lucertola di Casarola è una poesia che ha come motivo questa lucertola, che è intagliata e che è un po' il segno della
circolarità della vita, della nascita e della rinascita, e però ha alla fine una canzone in tre parti che nella terza parte appare quasi un addio. Infatti dice: lasciatemi andare via, come se fosse arrivata un po' alla fine della sua vita. Una caratteristica di queste opere ultime è la presenza di tante liriche che sono versi negli anni, come lui li definisce. È come se tante liriche composte in anni giovani, in anni maturi, ma soprattutto in anni giovani, possano riemergere ed essere recuperate in un'idea del tempo che è un tempo che non finisce, che fluisce e ci riporta, ma qui siamo sempre all'interno di questo messaggio di evocazione, di epifania che ci dà Bertolucci. Sono liriche che possono tornare a vivere al presente, pur dimenticate, nel passato, ma sempre capaci di tornare, a noi, e alla, nostra attenzione e alla nostra commozione anche tante volte. Infatti abbiamo i versi degli anni, o quelli che lui ha chiamato teneri rifiuti. Teneri rifiuti erano poesie scritte, tante poesie Bertolucci ha scritto, tanti foglietti che si trovano nell'archivio di Parma sono riemersi e che raccontano una vita di grande sensibilità e di grande liricità, una vita. Attilio Bertolucci è un grande lirico, ma è anche un profondo lirico. È colui che effettivamente ci dona quello che aveva trovato, che cita più volte nell'Ode sull'urna greca di Keats. Bellezza e verità, verità e bellezza. Ecco, la poesia di Attilio Bertolucci è una poesia profondamente umana, molto vera, molto reale, perché lo sguardo è capace di far emergere tanta realtà dell'esistenza, ma è anche una poesia che va al di là del reale, diventa visione. Diventa una visione che conforta e dona naturalmente i pensieri del tempo che noi tutti possiamo sentire e fare nostri in questa esistenza di cui lui è così consapevole e così profondamente, ripeto, umano. Grazie. Vediamo un po', io credo di. Grazie di avermi ascoltata e buona serata. E forse, non so se anche un po' della commozione che io sento ogni volta che ripenso a questa poesia e anche al poeta che mi è stato amico, che ho scoperto studiando il Viaggio d'inverno, quindi ho scoperto nel momento più alto del suo dolore. E che però mi ha poi confortato moltissimo. Vorrei solo aggiungere questo piccolo particolare. Io ho chiesto, quando abbiamo preparato il meridiano Paolo Lagazzi ed io, ho chiesto di poter commentare la camera da letto. E così è stato. Io salivo a trovare a Via Carini Attilio e Ninetta e ci sedevamo io sul divano, lui nella sua poltrona e cominciavamo a leggere la camera da letto. L'abbiamo riletta tutta.
fatta. Quindi iniziava Attilio, poi potevo continuare io. E per tanti giorni abbiamo avuto questo straordinario. Io, perché io ero in qualche modo una spettatrice coinvolta molto emotivamente, questa straordinaria emozione di fare riportare al presente, attraverso le nostre parole, quei versi che avevano raccontato un po' la sua esistenza. Ed è qualcosa che io adesso vi comunico, perché per me è stata forse l'esperienza, più profonda che io abbia avuto con un poeta. Lui sembrava rivivere questi versi, questo mondo. Ed era così straordinario vederlo, prima ascoltare la sua voce, poi socchiudere gli occhi e ascoltare la mia voce, che ancora non posso dimenticare questa mia fortuna, perché è stata la fortuna di essere accanto a un poeta grande, grandissimo. Grazie ancora e buonasera a tutti. Grazie.